La casa della bellezza, Melba Escobar, un romanzo che vi consiglio assolutamente di leggere, un romanzo intenso ma che scorre anche facilmente, l'ho letto in praticamente 2 giorni, un romanzo dalle tematiche attuali ma in un certo senso anche universali. Volevo leggervi un breve estratto per quanto riguarda la specificità del dolore. Questo è uno di quegli errori, diciamo, di quell'ingenuità che alcuni scrittori esordienti compiono, ovvero magari descrivere i sentimenti o le sensazioni che ha provato un personaggio, ma lasciandole generiche, quindi dolore, odio, rabbia, amore. Un scrittore esordiente magari avrebbe scritto Karen ha sofferto molto, oppure Karen ha provato molto dolore. Ecco che questa, diciamo, genericità, no? Il fatto di lasciare queste descrizioni astratte non trasmette niente, non è narrativa, non è letteratura e soprattutto non crea empatia con il personaggio. Ad esempio, appunto, vediamo Karen quanto una ragazza appunto di colore quanto ha sofferto per quanto riguarda non il razzismo, anche questo termine generico astratto, ma per quanto riguarda i suoi capelli. La prima volta che ho fatto la stiratura chimica ai capelli è stato per la mia festa dei 15 anni. Mia mamma mi aveva spiegato che se mi grattavo la testa mi si sarebbero formate delle piaghe. Di solito quando sono nervosa mi viene sempre da grattarmi la testa. Era un dolore che non avevo mai provato prima. Il cuoio capelluto mi si riempì di piaghe. A me piacciono i ricci, dissi. Non li hai mai tenuti naturali? Quando ero piccola piccola, a scuola mi dicevano che sembravo una scimmia. Facevano il verso degli oranghi quando vedevano me o altre ragazze con i capelli afro. Certe ragazze le mandavano a scuola con i capelli lisci, anche le più piccine. E tua mamma? Si fa la stiratura chimica da quando ne ho memoria. È un rito che ripete religiosamente ogni 2 mesi, proprio come le donne che vengono qui. Ogni 2 settimane la ceretta, ogni 8 giorni le unghie, ogni mese la pulizia del viso, ogni 3 settimane le ciglia finta. E questo senza contare trattamenti estetici, la depilazione laser, il botox, insomma tutte le cose di adesso. Io, tra tutte queste opzioni, faccio sempre la ceretta e la stiratura ai capelli. È brutto, non solo perché fa male, ma perché puzza di uova marce. E prosegue per altre 2 pagine parlando appunto di questo problema, di questo suo dolore specifico che comunque implica diverse cose.